La carcassa di un anchisauro è troppo grande per un solo pasto. Dopo essersi saziati, i dinosauri se ne vanno. Torneranno più tardi. Questa è una delle impronte più straordinarie che abbia mai visto. La traccia è in rilievo perché si tratta in realtà del fango che ha riempito le impronte, al posto delle impronte vere e proprie. Ci sono anche molte altre impronte di dinosauri di diverse dimensioni, in particolare quelle di teropode. Ci sono piccoli esemplari come questo. Si possono vedere le sue tre dita. Si tratta di un carnivoro, lo si deduce dagli artigli grandi e taglienti. Questa è la massima grandezza delle impronte dei dinosauri del Triassico, poco più del palmo della mano. Superato il confine tra il Triassico e il Giurassico, però, si assiste ad una rapida crescita delle dimensioni delle impronte dei teropodi. Si arriva a quelle dei grandi carnivori. Non ci sono molti altri tipi di impronte in giro. Quelle dei Dematosuchus, per esempio, sono scomparse. E al loro posto si trova un insieme di impronte di teropodi di varie dimensioni, versioni più piccole e più grandi di questa. Le regole della foresta sono semplici. Uccidere o essere uccisi, oppure rubare. Il Sintarsus è un cacciatore, ma anche un opportunista. Paradossalmente, il Dilophosauro e il Sintarsus sono della stessa famiglia. Sono entrambi ceratosauri, ma proprio non si direbbe. Il Dilophosauro è ancora un dinosauro primitivo. In futuro, i dinosauri avranno tre dita invece di quattro. Le loro teste diventeranno più grandi, i loro corpi più massicci e la cresta scomparirà. Il Dilophosauro è il gigante del suo tempo, ma quando i predatori diventano più grandi, le prede tendono ad imitarli. I discendenti dell'Anchisauro devono a loro volta crescere se vogliono sopravvivere. Salt Lake City, nello Utah, è situata in una valle ai piedi del Wasatch Range. Ma 150 milioni di anni fa, queste montagne dalle cime innevate non esistevano. Allora, il clima era caldo e stagionale, e la terra era una vasta savana che si estendeva dal Canada al Nuovo Messico a sud e dall'Idaho al Nebraska a est.